secondo i residenti, secondo il presidente del quartiere, qualcosa dal punto di vista della pulizia non andrebbe. Vediamo cosa. Piazza Santa Lucia è la seconda piazza più importante di Siracusa dopo Piazza Duomo, il secondo cuore della fede siracusana. Qui c'è la chiesa di Santa Lucia, è una piazza dove si sta tentando, si sta facendo con diverse iniziative, cinema in piazza e quant'altro. Anche adesso alle nostre spalle si sta rimettendo a nuovo la zona dove abitualmente i bambini si fermano a giocare, però nonostante tutto questo, che è l'aspetto positivo del luogo, c'è poi invece l'aspetto quello più negativo e criticabile. Come fa il presidente Rotondo? Perché? Perché qui avviene che la domenica si sveglia la piazza ulteriormente, però poi lascia anche qualcosa dopo. La domenica si effettua il mercatino come ormai è instaurato da anni, però non si è pensato a una programmazione completa sul mercatino, perché al di là della vendita e quant'altro rimane poi la traccia di questo mercato, dove in tutta la domenica pomeriggio fino all'indomani mattina restano i residui di sporcizia, buste, carte e quant'altro. Vediamo ogni domenica pomeriggio giocare bambini e i vecchietti seduti nelle panchine con tutto questo schifo che c'è attorno. Non è una bella dimostrazione. Ci stiamo impegnando noi da 2 anni come consiglio di quartiere a rivalutare, a riqualificare la zona e soprattutto la piazza, punto centrale del quartiere, appunto, e questa ancora non siamo riusciti a oltrepassarlo, questo problema. Una cosa che coinvolge sia i residenti, c'è cioè chi pulisce e chi magari lo fa di meno, sia gli operatori mercatali, c'è chi pulisce e chi lo fa meno, e chi frequenta e vive la piazza, c'è chi è meno attento forse a non lasciare tracce. Il punto fondamentale è questo, gli ambulanti puliscono il grosso, non fanno i minimi particolari, che nell'insieme su 120 posti assegnati sempre si vede poi il risultato. Noi lo chiediamo da anni di effettuare, così come dice la legge, di effettuare appunto la pulizia dopo il mercato, subito dopo il mercato, cosa che era stata pronunciata e ancora non si è visto nessun risultato. Andiamo avanti, c'è lo stadio Vittorio Emanuele, alla cui facciata manca il nome. Ci sono dei lavori, ci sono stati dei lavori di ristrutturazione, c'è chi denuncia questa scomparsa. Sul portale monumentale dello stadio De Simone non compare più la scritta col suo nome, è tutto dopo i lavori di restauro conservativo che hanno rimesso a nuovo la facciata. La scomparsa dell'intitolazione originaria ha provocato alcune prese di posizione su quella che potrebbe rappresentare una sorta di spoliazione della memoria e della storia, anche perché, come lamenta Alessandro Spadaro di Fratelli d'Italia, i ponteggi sono stati smontati e tutto farebbe pensare ad una situazione definitiva. Il portale monumentale è oggetto di un progetto che fu presentato nel 2010, quando fummo costretti ad abbattere la pensilina dello stadio, perché tutti quanti siracusani e tifosi ricorderanno che fummo costretti ad abbattere quella pensilina. Io all'epoca ero assessore allo sport e riuscimmo a ottenere un finanziamento dal credito sportivo per il rifacimento della pensilina e nel frattempo, perché no, dare una immagine più pulita a Piazza Leone Coella, sistemando il portale dello stadio, perché riteniamo che esso sia un monumento della città. Abbiamo constatato che l'amministrazione comunale gestisce i lavori pubblici sempre con molta disattenzione, perché la mancanza della scritta, che probabilmente verrà forse ultimato questo lavoro e verrà inserita nei prossimi mesi, non sappiamo ancora da parte dell'amministrazione qual è stato l'inghippo, ma comunque questo è il sintomo che l'amministrazione non segue i suoi lavori, perché per un lavoro pubblico da fare all'interno dello stadio riteniamo che sia folle fare questi lavori durante il campionato, perché in questo momento il Siracusa Calcio, che utilizza questa struttura per le sue partite, vedrebbe bloccata l'utilizzo della tribuna, perché secondo Garozzo entro dicembre pensilina, secondo chi come me conosce l'entità dei lavori che vanno eseguiti, probabilmente il sindaco Garozzo non ha avuto la curiosità di verificare. Parliamo adesso di randagismo. Alcuni consiglieri comunali hanno valutato la situazione, hanno fatto e proporranno una loro idea, ovvero l'istituzione del canile sanitario. Vediamo di che si tratta. Istituire il canile sanitario per arginare il fenomeno del randagismo determinato dal libero
sul territorio senza nessun controllo sulla loro proliferazione, ulteriormente incrementata dall'abbandono, che pone gravi problemi legati sia alla salute pubblica in quanto vettori di malattie che all'aspetto socio-economico determinato dagli elevati costi per il mantenimento dei cani in canile. Secondo i dati dell'Associazione Amici per la Coda, che da tempo collabora con il Comune di Siracusa, in città si sterilizzano circa 370 cani all'anno, un numero insufficiente a contenere la crescita sul territorio che, secondo la stima dell'azienda sanitaria locale, dorrebbe essere di 3.848. Il gruppo consiliare Progetto Siracusa, su iniziativa dei consiglieri Rodante, Milazzo e Sorbello, ha redatto un atto di indirizzo per il Consiglio Comunale che sarà analizzato in via preventiva nelle commissioni competenti per i servizi connessi alla lotta al randagismo e al bilancio. Che ha il fenomeno, proposta anche l'audizione in commissione dei referenti dell'Associazione Animalista Amici per la Coda, protagonista di iniziative finalizzate alla sterilizzazione e alla riammissione sul territorio dei cani di quartiere. Controllo del territorio da parte dei carabinieri, in particolare a Solarino, fermate delle persone, vediamo perché. Stavano tentando di disinstallare il sistema di allarme posto sopra la saracinesca di un supermercato a Solarino, ma sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio. Le manette per il reato di tentato furto aggravato sono scattate per Stefano Fortezza e Gianluca Ganci, rispettivamente di 32 e 30 anni. Entrambi sono stati bloccati dai militari dell'arma dopo un breve inseguimento, mentre un altro soggetto in corso di identificazione è riuscito a fuggire. Al termine delle formalità di rito sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari. Sequestrato dai carabinieri di Sortino un fucile automatico calibro 12, la denuncia è scattata nei confronti di un 55enne di Sortino. L'arma, detenuta illegalmente, è stata rinvenuta dai militari dell'arma intervenuti in via Corvo per sedare una lite tra familiari. Nella circostanza sono state ritirate altre armi, tutte regolarmente denunciate. Salvatore Ribera e Antonio Nicosia, rispettivamente di 36 e 24 anni, sono stati sorpresi dai carabinieri all'interno di una concessionaria di auto dismessa in Contrada Targia Siracusa mentre tentavano di trafugare circa 200 kg di rame sfilacciando i cavi del circuito elettrico e dei gruppi elettrici e diverse parti meccaniche di ricambio. La refurtiva interamente recuperata è stata restituita al proprietario. Entrambi sono stati posti ai domiciliari. I carabinieri della compagnia di Floride hanno arrestato nella flagranza del reato di furto Roberto Puleo, 48enne catanese residente a Trecastagni, responsabile di aver sottratto da un supermercato quattro bottiglie di superalcolici occultandole all'interno di una borsa porta PC. Il comportamento dell'uomo è insospettito, il personale addetto alla sicurezza che ha allertato i militari dell'arma, i quali intervenuti hanno bloccato l'uomo dopo una breve fuga a piedi per le campagne circostanti, recuperando l'intera refurtiva. C'è la pubblicità, ci lasciamo per qualche minuto, vi aspettiamo per la seconda parte. A tra poco. Non saltare il tagliando è la garanzia, non la perdi. Forse non lo sai, ma non sei obbligato a portare la tua auto nell'officina della casa madre. E allora scegli Fratelli Melluzzo, professionalità ed esperienza. Notevole risparmio e sicurezza sui tagliandi della tua auto. Flycar Officina presenta un progetto innovativo, Apposto Riag. Una rete multimarca presente in tutta Italia. Da Flycar dei Fratelli Melluzzo, massima assistenza e totale competenza per la tua auto, dalla carrozzeria alla meccanica, con risultato finale eccellente ma soprattutto conveniente. Diagnosi computerizzata, sostituzione freni, ammortizzatori e gruppo frizione. Vai al sicuro e scegli Flycar da oltre 40 anni dei Fratelli Melluzzo, strada provinciale 14, zona circuito Siracusa. Promozione autunno-inverno. Per ogni lavoro effettuato, una coppia di tergicristalli Flap ultima generazione in omaggio. Fermati nei bar dove vedi questo marchio. Scopri il segreto dell'aroma Tropical Caffè. Studio 1. Nuovissime discipline per l'armonia di corpo e mente. Antigravity Yoga, Girotonic, Pilates. Liberati dalla pesantezza quotidiana.
Studio 1, in via Elorina 53 a Siracusa. Per informazioni e iscrizioni 392 40 64 371 o 393 12 70 971. Entra nel mondo Gemar. Questa settimana in offerta: bagnoschiuma Neutromed 1,94 €, yogurt Parmalat 49 centesimi, burro Galbani Santa Lucia 250 grammi 1,35 €, detersivo Dash liquido 23 lavaggi per 2 7,98 €, tonno Auriga 80 grammi per 3 1,99 €, Pepsi 1,5 L 79 centesimi. Cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar. Plasticonf Shop presenta Open Day il 18 e il 19 ottobre a Città Giardino. Corsi workshop, packaging personalizzato, novità su macchine confezionatrici, imballaggi, buste e mille proposte monouso per ogni attività. Panifici, pasticcerie, takeaway, hotel, ristoranti, pizzerie e anche packaging natalizio. Plasticonf, fornitore ufficiale Expo 2015 con prodotti biodegradabili e compostabili Tusi Beauty, è l'unica realtà del packaging del Sud Italia. Vieni a trovarci il 18 e il 19 ottobre nella nostra sede in via Garrone a Città Giardino, Siracusa. Apertura domenica ore 10. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale. Un racconto, un lungo racconto di come il genere femminile abbia attraversato le epoche contribuendo in maniera determinante a far crescere la società. Di questo si parla in un libro scritto da Vittoria De Marco, veneziano. Quando una donna racconta a un'altra donna la sua storia, come si pone? Beh, innanzitutto tra donne ci si intende molto e quindi devo dire che i sentimenti sono molto simili e poi le donne, comunque come ho scritto nel mio libro e nella mia presentazione che ho firmato io, sono tutte donne che hanno combattuto per raggiungere obiettivi, per superare ostacoli e anche traguardi importanti. E ci sono le Gelsomina di Milazzo in questo testo, delle donne incredibili che hanno lavorato in condizioni penose per accumulare dei soldi, però si sono ribellate tanto da raggiungere degli obiettivi. Mi ha incuriosito anche la figura ed è citata lì di Rita Levi Montalcini. Rita Levi Montalcini, il nostro unico premio Nobel per la medicina, è una grande donna che è stata anche un sostegno per le altre donne, in particolare per le, grazie alla sua fondazione, anche per le donne africane. E un esempio per tutte le donne, soprattutto per le nuovissime generazioni. Insomma, lei scrive anche che non c'è, senza memoria non c'è futuro, non c'è soprattutto l'essere umano. Sì, la memoria è importante per il futuro e questo è un messaggio secondo me da trasmettere alle nuovissime generazioni che sono il futuro del mondo, formatori di altri formatori, soprattutto il motore fisiologico del domani, da cui dipenderanno salute e prosperità sulla terra. Quindi è un testo che innanzitutto, questo testo è stato utilizzato come libro scolastico, quindi come libro di lettura presso l'Istituto Comprensivo Foscolo di Barcellona Pozzo di Gotto, dove andrò a presentarlo. È un libro che devo dire che ha camminato moltissimo, è stato presentato anche a Firenze in occasione della Giornata Internazionale della Donna quest'anno, dove avevo presentato anche nella stessa biblioteca fiorentina La farfalla delle ali spezzate, la mia prima opera, quella di esordio. E ora farò un giro di presentazioni e quindi coinvolgendo soprattutto i giovani che sono essenziali per il nostro futuro, importanti. Parliamo adesso di fede, una convocazione spirituale al santuario sul rinnovamento alla quale hanno preso parte anche i cavalieri templari federiciani. Oggi siamo qui in rappresentanza della confraternita dei Cavalieri Templari Federiciani, siamo stati invitati a partecipare a questa festa, diciamo, a questa assemblea che ci rende veramente felici, orgogliosi di essere soldati di Cristo per proteggere veramente i valori che il nostro Signore ci ha dato e che porteremo avanti sempre nella nostra vita. Oggi
come oggi, con tanti problemi che ci sono nel lavoro, nella vita sociale, nella famiglia, abbiamo bisogno di credere in qualcosa fermamente, di proteggere i nostri valori e di portare sempre avanti le nostre idee che saranno a salvamento della nostra vita e delle nostre famiglie. Quindi siamo veramente felici di ascoltare queste parole, di far parte oggi di questa meravigliosa festa, di questa meravigliosa gente che veramente crede nel Signore e che ci porterà avanti sempre nella vita. Alla galleria dell'ex provincia regionale di Via Roma, una collettiva d'arte dal titolo Art Time, curata da Emanuele Di Mauro. Se volessimo fare un po' il punto della situazione sull'arte a Siracusa, ci sono diverse proposte, alcune anche abbastanza innovative. Tutto quello che è stato presentato in questa mostra ha voluto avere come tema fondamentale il tempo dell'arte, infatti l'abbiamo chiamata Art Time, un tempo che nella dinamica del suo essere si rivela a secondo il suo divenire. Come disse Gauguin, un famoso post-impressionista di fine Ottocento, bisogna creare a partire dal nulla, mettendosi cioè nelle condizioni del primitivo. Quindi abbiamo scelto quattro artisti che hanno realizzato le loro opere secondo due linguaggi, astratto e stilizzato. Questa mostra è stata disposta secondo l'antica disciplina orientale del Feng Shui dall'architetto specializzato nel Feng Shui, appunto la dottoressa Alessia Garziano, che con l'uso di una bussola ha collocato i quadri e le sculture secondo i punti cardinali e i colori corrispondenti ai punti nord, sud, est ed ovest. Hanno collaborato alla disposizione delle opere e quattro artisti che hanno esposto in questa mostra. Tre pittori, Cetti Midolo, Cinzia Sipala e Ipnos, e uno scultore, Vincenzo Nitto. Adesso la pagina sportiva, il calcio in primo luogo con la vittoria schiacciante del Siracusa che ha battuto la capolista palmese. Gli azzurri hanno fatto un grande balzo in classifica. Siracusa cala il poker contro la Palmese vincendo 4-0 e mandando a casa battuta quella che era prima di questa giornata la capolista del campionato. Azzurri col 4-2-4 con Orefice al posto dello squalificato Giordano e con Vindigni che ritrova Chiavaro al centro della difesa. A sinistra c'è sempre Santa Maria davanti al portiere Viola. I due mediani sono sempre Baiocco e Spinelli con Catani e Sibilli esterni d'attacco e con De Zaia e Crocetti che sono le due punte avanzate. Gli ospiti con un abbottonatissimo 4-5-1 col solo piemontese in avanti, il capocannoniere del campionato, raggiunto però a quota 7 al termine di questa giornata dall'ottimo Catania. Inizio di gara che vede gli ospiti perdere subito il centrale Tavernite al 13esimo, si fa male l'ex giocatore dell'Adrano in un contrasto con De Zaia, al suo posto entra in campo D'Ascoli. La Palmese va vicino al gol al 14esimo, una punizione di Corsale si stampa sull'incrocio dei pali sulla ribattuta, Vindigni anticipa piemontese sulla linea di porta. Il Siracusa reagisce al 29esimo, trova il gol, cross perfetto di Santa Maria che trova a centro area Catania, bravo di testa a trafiggere Nania. Reazione blanda degli ospiti che alzano il baricentro ma vengono puniti dagli Aretusei. È il 43esimo quando Nania esce a vuoto, rincorre Crocetti che gira per Santa Maria, traversa del giovane azzurro e Catania ancora di testa, pronto al raddoppio. Ancora Catania, al minuto 46 fallisce la più facile delle palle gol, servito da De Zai, calcia un piottone destro addosso a Nania, poi Crocetti in sforbiciata colpisce la testa di un giocatore ospite. Al 50esimo del primo tempo, quindi in abbondante recupero, è Viola a salvare la porta degli azzurri con una strepitosa parata sul sinistro di piemontese con Spinelli che salva sulla linea. Il primo tempo si chiude qui, nella ripresa subito cambio negli ospiti, Saturno rileva Torchia, si passa al 4-2-3-1, ma ecco Crocetti con un bel sinistro al volo che al quarto minuto sfiora il palo alla sinistra di Nania. All'ottavo bella iniziativa di Orefice sulla destra, cross per Spinelli che di testa non inquadra lo specchio della porta. Al nono il Siracusa triplica, botta da fuori di Spinelli con Nania che non trattiene, ci prova Crocetti, poi Sibilli con uno splendido cucchiaio realizza il 3-0 per il Siracusa. Al 22esimo entra Palermo per De Zai, al 25esimo Testardi per Crocetti ed è proprio il centravanti azzurro che trova il gol al 27esimo, cross dell'altro nuovo entrato in campo Palermo per la testa vincente di Testardi.
Ultimo cambio azzurro al 30esimo. Esce Catania con standing ovation del pubblico aretuseo. Entra Longoni, proprio l'attaccante aretuseo, al 34esimo e protagonista di una splendida rabona finita di poco alta dopo un tiro di Palermo deviato da Nania. Nessuna ulteriore emozione fino al triplice fischio finale, nemmeno il tempo di rifiatare, perché mercoledì prossimo alle 15 ci sarà il turno infrasettimanale a Castellabate, famosa per aver ospitato il set di Benvenuti a Sud, contro l'Agropoli, gara che si giocherà a porte chiuse. A fine partita il tecnico Sottil si dice soddisfatto della prova della sua squadra, alla quale chiede ancora maggiore pressione e velocità nell'impostare le azioni. Ma direi che, come dicevo prima, abbiamo rischiato su una sponda di piemontese, poi secondo un primo tempo non ci sono stati tiri in porta e anche il secondo tempo abbiamo gestito bene, quindi c'è stata una linea relativamente alta, secondo me si può stare ancora più alti, ma questo dipende poi dal lavoro che fa il centrocampo e le punte. Quindi non abbiamo ancora una condizione fisica, secondo me, top, quindi il mio pensiero è alzare il ritmo ogni giorno di allenamento per arrivare a essere aggressivi e quindi tenere la linea alta. Però direi che oggi deve essere una buona osservazione della linea, un buon scaglionamento, marcature attente, e anche sugli disimpegni da dietro abbiamo fatto passi in avanti, quindi non prendere gol per me è una tabella importantissima. Tutto c'è da dire che comunque siamo a Siracusa, Sicilia, quindi a livello meteorologico fa molto caldo ancora, quindi chiaramente noi questa non deve essere una scusa, perché fa caldo per tutti, noi ce l'abbiamo, però incide anche sulla disidratazione, comunque sudi tanto e ci sta. Ho cambiato una metodologia, quindi comunque sono ragazzi e mi aspetto comunque dei rimbalzi un po' negativi, no? Nel senso che ci sono dei picchi, trovo subito condizione e poi un attimino c'è un po' di adattamento. Però io non ho visto un cambio di passo da parte della Palmese. Noi abbiamo anche una capacità di recuperare palleggiando, quindi abbiamo della qualità importante, no? Catania, Baiocco, anche Longoni, Testardi, Crocerti, comunque c'è tanta gente che sa tenere palla e quindi si può recuperare con quello. Però secondo me questa squadra deve alzare ancora i ritmi, deve alzare ancora il ritmo. Il ritmo si trova negli allenamenti, si trova con le sedute di allenamento in una certa parte, in una certa maniera, e secondo me si può esprimere ancora più a velocità superiori. Questa è l'idea, però ci va un pochettino di tempo. Allora, mister Salerno, è arrivata a Siracusa una pesante sconfitta, eppure avevate iniziato bene. La prima mezz'ora abbiamo visto un'ottima Palmese. Quella è la nostra squadra. Abbiamo avuto un paio di occasioni per poter fare gol. Siamo stati sfortunati, un po' ci è girata male. E poi il primo errore che abbiamo fatto, anche perché la sostituzione di Taverniti, difesa centrale, un pochino ancora dovevano organizzarsi bene in difesa, siamo stati un po' sfortunati nell'organizzazione là. Però Siracusa non gli puoi dare le possibilità di commettere un errore, perché hanno giocatori importanti come Catania, come Baiocco, gente che ti fa la differenza. E quindi è giusto che non devi fare alcuni errori. Il secondo gol l'abbiamo preso, il nostro portiere già sapeva che io voglio la semplicità, non voglio mai il difficile, perché il calcio è semplice in alcuni punti di vista. Doveva buttare la palla, farlo laterale e non si rischiava. Quindi quando incontri Siracusa e gli dai la possibilità di fare due gol, tutto poi dopo viene difficile per la squadra che deve recuperare, per la squadra che ha già un margine di vantaggio e con dei giocatori importanti poi la possono gestire diversamente. Mister, anche troppo nervosismo forse abbiamo visto da parte dei suoi giocatori, come mai? Ma secondo me è stato più... Io non giustifico mai il nervosismo dei ragazzi, perché è giusto che quando si perde bisogna essere calmi. Un po' l'arbitro, secondo me la terna arbitrale, il signor arbitro, ha un pochino, è uscito un po' fuori da alcune situazioni sbagliate e quindi ha creato del nervosismo, però questo non deve succedere. Andiamo avanti col calcio, il Noto vince di misura contro i ragazzi della Vigor Lamezia, vediamo in che modo dal servizio. Il Noto vince di misura contro l'ultima della classe, ovvero la Vigor Lamezia, nel campo del San Biase. La squadra di Cacciola ha fatto dell'esperienza la sua virtù contro i ragazzini. Qua vediamo una punizione calciata a Ficarotta, pallone che finisce di poco al lato, e ancora i Granata che vanno in avanti e provano a chiudere dalla distanza, campo davvero accidentato. Il portiere questa volta è bravo a parare ancora
ancora il noto che si fa vedere in avanti, il cross al centro, il pallone svirgolato assolutamente, pallone che finisce alto sulla traversa, i ragazzini della Vigor Lamezia si fanno vedere, quel portiere Ferla, pugni chiusi, ancora un'azione insistita, poi un tiro da fuori aria e la prima traversa sullo 0-0 che poteva dare il gol del vantaggio ai Lametini. Questo è il preludio al gol, il pallone che finisce sul palo, il pallone di Figarotta, poi il calcio d'angolo e il pallone sfortunata autorete di Anile. Siamo al 39esimo e quindi il noto passa in vantaggio tra lo scoramento dei pochi 400 circa tifosi di casa che erano andati a seguire la propria squadra del cuore. Ancora il cuore ci ha messo davvero tutto, la giovane squadra bianco-verde, e in questo caso ancora un cross che viene svirgolato, poi il tiro e il palo che viene colpito proprio sull'1-0 con Ferla praticamente battuto, ma insiste ancora il noto con azioni personali. Adesso l'allargo ancora di Figarotta, vedete, va a cercare e trovare Gallipoli che trova il diagonale giusto e batte l'incolpevole portiere di casa. E finisce così il primo tempo. Nel secondo tempo si fa vedere ancora con più convinzione la squadra di casa, che è ancora rimpolpata di giovani, e ancora l'occasione ancora per il noto per passare sul 3-0, non ci riesce. Così ecco la palla tagliata, ancora un spizzica il palo, in questo caso la Vigor Lamezia. Noto che va all'attacco e in questo caso è bravo il portiere a rintuzzare un colpo di testa. E qua c'è il gol della squadra di casa con Torcasio che anticipa tutti e con un tocco di destro fa un pallonetto che tradisce il portiere Ferla, pur esperto. Vedete come chiama a raccolta i propri tifosi per dare ancora nervo e ci crede la squadra. Poi questo è un episodio avvenuto al 42esimo, fallo ai danni di Gallo e viene poi chiesto il calcio di rigore, poi si chiude così con 2-1. Guardiamo adesso insieme le grafiche, i risultati della settima giornata per iniziare. Cavese Gelbison 3-0, Frattese Gragnano 3-0, Leonfortese Due Torri 0-0, Marsala Agropoli 0-1, Rende Reggio Calabria 2-1, 0-2 per Roccella Versa Normanna, 4-0 Siracusa Palmese, Vibonese Scordia 2-1, Vigor Lamezia Noto 1-2. Vediamo adesso invece insieme i punti. Cavese 16, Palmese 13, così come 13 anche Vibonese, 12 per Frattese Roccella, 10 punti Siracusa, 10 Scordia e 10 Sernese, 9 per Agropoli, così come pure per Aversa Normanna, 9 Due Torri 8, Rende 7, 7 per Gragnano, 7 Marsala, 7 punti Noto, 7 Leonfortese, Reggio Calabria 6, Gelbison 4 e Vigor Lamezia meno 5. Diamo un buon proseguimento di programmi.